Il gioco curativo con le cinque dita per curare il bambino interiore ferito di Vivian Raubo de Coppè, psicologa svizzera. Lezione 17. Oggi vogliamo approfondire il gioco curativo con la teoria dell'elemento metallo e faremo due esercizi: sorridere e ricordati. Ti ricordi quale dito si sente triste, che non può lasciare andare, che non può separarsi di qualcosa? Sì, è l'anulare, che quando sta squilibrato rimane con tutto quello che è abituato, non può lasciare andare. Il tempo dell'elemento metal è ottonio, è il tramonto, come vedete, quando diciamo arrivederci a qualcosa per aprirci a qualcosa di nuovo che vuol venire. Ti ricordi di quello dito? Ti ricordi in quale dito è? E ti ricordi come si sente? E sai quale elemento cinese corrisponde? Sì, è l'elemento metallo. Ti ricordi quando l'elemento metallo è squilibrato? Quali sono i pensieri? Sì, non lo avrò mai più. Non posso cambiare. Si è sempre fatto così. Tutto è passato, è perso. Ti ricordi come uno si sente quando l'elemento metallo è squilibrato? Sì, triste, inconsolabile. Non può rassegnarsi a una perdita. È anche geloso e invidioso. Ti ricordi il comportamento squilibrato? Sì, è ostinato, fa sempre le stesse cose, senza provare qualcosa di nuovo. Ti ricordi quello che fa la mamma, la madre universale, per consolare il dito triste? E come si sente una volta che il metallo è equilibrato? Si pensa, posso lasciare andare ed aprirmi a cose nuove, perché sono guidato e per tutto ciò che perdo arriva qualcosa di nuovo, che forse è ancora meglio. E ti ricordi dei sentimenti equilibrati? Sì, sereno, rilassato, guidato. È aperto al flusso della vita e è presente. E ti ricordi il comportamento equilibrato? Sì, si può lasciare andare e aprirsi a cose nuove. Si vive nel qui e ora, è completamente presente. Puoi lasciare andare, perché sei guidata. Puoi lasciarti fluire con il flusso della vita e stare completamente nello presente. E se fai quello, sei quasi eterno, perché
Non c'è né passato né futuro. Allora è come essere eterno. Facciamo adesso il grande abbraccio per consolarti. Fa un grande, grande abbraccio. Abbracciati di modo per consolarti. Senti se lo devi fare con molta, molta forza, così, così, o se lo devi fare molto leggeramente. Metti tutto la tua consolazione nelle braccia, tutta la tua comprensione, e diti a te stesso: vedo che sei molto, molto triste. Mi dispiace, ma piangi, piangi nelle mie braccia quanto vuoi. Sì, va bene, piangi, piangi, lasci tutto quello fuori, tutta questa tristezza, tutto questo dolore. Sì, piangi nelle mie braccia. E se vuoi, dopo potrai raccontarmi che ti è successo. Senti adesso questo abbraccio. Ti senti abbracciato con comprensione, con amore? Ti senti consolato un po'? Ti senti un po' più sereno? O le braccia ti devono abbracciare di altro modo. Metti ancora una volta tutto l'amore, tutta la comprensione nelle tue braccia. Abbracciati con tutto quell'amore, tutta quella comprensione. E diti a te stesso: sì, piangi, vedo che sei triste, ma sai, qualche volta c'è bisogno di lasciare andare una cosa o una persona per fare spazio allo nuovo che vuole arrivare. Perché se non c'è spazio, non può arrivare niente nuovo. Sei guidata, puoi lasciarti andare con il flusso della vita, perché sei guidata. Senti ancora una volta questo abbraccio. Ti senti un po' consolata? Ti senti un po' più serena? Lo sai che sei guidata e che per ogni cosa che perdiamo ci viene un'altra, forse ancora meglio. E quando ti senti un po' più sereno, puoi dire ai bracci e alla mamma: grazie, puoi andartene. Ti chiamerò quando ne ho bisogno. So adesso che tu vieni, che tu adesso ci stai
e ti chiamerò quando avrò bisogno, perché sono triste. E la mamma dà un altro abbraccio molto, molto forte, con amore. E gli dici: arrivederci. Già sai che adesso ci sono. Scusa di non essere stato tanto tempo, ma adesso sì, ci sono. Adesso facciamo la meditazione del sorriso, dell'elemento metallo. Immagini di sorridere con gli occhi. Immagini guardare qualcosa che ti fa sorridere e senti quel sorriso nei tuoi occhi. E dagli occhi sorridi al tuo cuore. Senti il sorriso nel tuo cuore. E dal cuore sorridi al polmone destro. Senti il sorriso nel polmone destro. E immagini adesso di sorridere col polmone, come se il polmone fosse una bocca che puoi sorridere. Immagini i due angoli di questa bocca del polmone destro che vanno su per sorridere. Senti come il tuo polmone destro sorride. Senti come stai sorridendo col tuo polmone destro. E sorridi adesso al polmone sinistro. Senti il polmone sinistro. Senti il sorriso lì. E immagini adesso di sorridere col polmone sinistro, immaginando che è una bocca e gli angoli della bocca vanno su per sorridere. Senti come stai sorridendo col polmone. E sorridi adesso dal tuo cuore al grosso intestino. Intestino ascendente alla destra, senti il sorriso lì. Al intestino grosso trasversale, senti il sorriso lì. Al intestino grosso discendente del lato sinistro. Senti il sorriso lì. E sorridi alla parte che va un po' su diagonalmente e dopo giù, indietro, al retto. Senti
puoi lasciare andare tutto quello che non ti serve più per aprirti a tutto il nuovo che vuol succedere. Fa questo esercizio ogni giorno durante una settimana. Prima di continuare con la prossima lezione. Avvolgi il tuo dito anulare. Fallo con molta comprensione e amore. E rimani così. Per fare spazio al nuovo che vuol arrivare. Ricordati adesso di un momento nel tuo passato, anni fa, o anche di giovane o di bambina, quando hai dovuto dire addio a una cosa o una persona. E ricordati come finalmente sei riuscito a lasciarlo andare, a lasciarti andare col flusso della vita. E dopo di questo è venuto qualcosa di nuovo, che era uguale o anche meglio di quello che avevi prima. Guardalo. E guarda come ti fa sentire che è anche meglio di quello di prima. E metti adesso quel ricordo nei tuoi polmoni, prima nel polmone sinistro, metti anche la mano se vuoi e lascia quel ricordo riempire ogni cellula del tuo polmone sinistro. Mettilo anche nel polmone destro. Senti come ti fa sentire. Lascia ogni cellula sentirlo. E aprirsi al messaggio. Possiamo lasciarci andare col flusso della vita. Essere completamente presente. Perché siamo guidati. Metti adesso il ricordo anche nel tuo grosso intestino, che va su la parte destra, la parte trasversale e la parte sinistra. Dopo torna un po' diagonalmente per indietro. Andare per il recto fino all'ano. Fai queste tre visualizzazioni ogni giorno e anche aggiungi quello del vento che hai imparato prima e scrivi quello che fai nel tuo quaderno di studi e dopo 7 giorni continua con la lezione 18 dell'elemento fuoco.